è il momento di portare due donne che contano al Quirinale. Le donne che contano, le bionde che contano, devono arrivare ai massimi livelli di governo. Io sono anche un po' stregata, riesco a prevedere il futuro, Monica, lo sai questo. Wow! Ho fatto anche scarpette, hai visto? Fantastico! Sono stata bravissima. Alea? Sì. Oh, eccoti. Ciao Miss. Ciao, bentornata. Ciao, come stai? Bene, te come stai? Benissimo, guarda. Molto bene. Ora che sono qui meglio ancora. Ascolta, ho una fame che non ci vedo più, neanche attraverso gli occhiali da sera. E oggi ho un ospite speciale. È una donna decisa e ferma, okay. Però è anche delicata. Sei nel posto giusto. Ottimo, grazie mille. Grazie. Perché per questo pranzo la mia ospite speciale è Monica. Ecco, sento già, eccola. Ciao Monica, ciao, come tesoro. Stai? Ce l'ho fatta ad arrivare alla fine. Hai visto? Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Scusa il ritardo. Vabbè, figurati. Una bionda perfettamente in tono. Due bionde in ordine. Due bionde che contano, due bionde in ordine. Ma soprattutto, Monica, mai visto il finimondo che è successo al Quirinale? Certo che l'ho visto. È il momento di approfittarne, è il momento di portare due donne che contano al Quirinale. Assolutamente. Guarda, io ho fatto un po' di ordini, ti voglio far assaggiare un po' di piatti di questo posto molto speciale. Che è bellissimo. Sai che io adoro il sushi, ma adoro anche tutta la cucina giapponese. Mi piace tanto anche a me. E il fusion, quindi prima di passare all'azione, quest'estate qui che ci è saltata, ci sono saltati tutti i piani, come te la vivi? Beh, ora malissimo, perché noi avevamo altri piani, se ti ricordi io ti avevo anche invitato ad andarcene un po' in spa. A fare un po' di trattamenti. Buonasera, di bellezza. Allora, buonasera. Un twist in chiave giapponese del Bloody Mary, mentre questo è un drink analcolico con yuzu, shiso rosso, pompelmo rosa e ginger beer. Meraviglioso. Grazie. Grazie. Mille. Grazie a voi. Beh, topperia. Può brindare, si deve brindare, anzi questo ci aiuterà. A noi. Buonissimo. Mi sento proprio coccolata. Ma perché? Perché sai perché sei coccolata? Perché noi dobbiamo pensare, dobbiamo ragionare, dobbiamo fare un piano. Dobbiamo architettare. Esatto. Come si fa la topperia in politica? Come ci arriviamo al Quirinale, secondo te? Tu ed io, per spaccare, sì, e per fare la vera topperia in politica, dobbiamo partire da tre must. Ok. Allora, il primo, se sei d'accordo, è dire cose di sinistra. E lo segniamo. E ce lo segniamo. E ce lo segniamo. Il secondo must è la lotta al patriarcato, in tutte le sue espressioni. Io ci sono, arruolatissima. E ce lo decliniamo come lotta alla misoginia, sì, in ogni sua espressione, lotta all'omotransfobia, sì, all'abilismo e a tutte le forme di oppressione. Terzo, secondo me, non ultimo, una riflessione sul privilegio. Sì. Cioè io vorrei che iniziassimo a dirci che il fatto, ad esempio, che noi siamo due donne bianche, mm-hmm, due donne bionde, mm-hmm, è un privilegio. È ci vero. Dà tutta una serie di possibilità che magari ad altre persone sono negate. Sì. Dovremmo iniziare a portare questa riflessione sempre più in là, sempre più su, ma io e te possiamo tutto. Certo, siamo due bionde che contano. Infatti. Sono tre punti, ma è bello articolato. Sì. Te lo chiedo sinceramente, ma secondo te si riuscirà a vedere la fine del patriarcato? Secondo me non riusciremo a vedere la fine del patriarcato, ma sicuramente confido che riusciremo a vedere un inizio di sgretolamento del patriarcato. Tu credi che oggi una donna nel 2022 faccia più fatica a chiedere, ad ottenere rispetto oppure no? Vabbè, io lo noto da musicista, ovviamente. Spesso non ti viene dato di base quel rispetto che viene dato a un musicista uomo. Poi io sono atipica, cioè vado in giro con, sai, occhiale, mascherina. Non sono forte melodicamente, sono un po' più rapper. Quindi tutte queste diversità rispetto a una classica cantante fanno sì che spesso le persone mi si rivolgono come se non mi meritassi quel posto lì, come se fosse un gioco, non so come dire, mi trattano un po' come, sì, vabbè.
E quindi in realtà è complicato in quegli momenti lì fermarsi e cercare di richiedere rispetto. Subisci tutta una serie di microaggressioni da parte delle persone che sono anche difficili da dimostrare. Che ti imbarazzano anche un po' quasi a parlarne. Tu dici, ma nella mia testa? Cioè sono insite, secondo me, nel comportamento culturale della società. Però sicuramente parlarne con chi ti ascolta è molto importante. E qua citerò una scrittrice che a me è molto cara, citerò il titolo di un suo libro, Le amiche di salvataggio. Perché secondo me le amiche di salvataggio, no, sono quelle amiche che ti aiutano a costruire quel cerchio della fiducia in cui tu puoi parlare anche di questo, no? E dire oggi mi sono trovata in una situazione in cui mi sono sentita a disagio e non ho potuto dirlo a nessuno e quindi ne voglio parlare con te. È vero. È importante. È vero, perché siamo, cioè da un certo punto di vista non siamo così egualmente rappresentate, però dico, cioè forse non dovremmo chiamarci minoranze, perché siamo la maggioranza in realtà. Non minoranze, ma minorizzate. È vero, sì. E questo è vero. Ci deve portare a unire le forze. Sono dei discorsi belli intensi. Scusate. Ecco, sento che... Benvenuta Monica. Allora, in accompagnamento al drink vi lascio stuzzicare delle chips di pelle di pesce e delle teste di gambero fritto con una salsa lemon ponzu. Beh, pazzesco. Grazie mille. Grazie. Grazie. Cioè, mi hai portato in un posto meraviglioso. Assolutamente sì, guarda che meraviglia. Ci si ritaglia troppo poco tempo per mangiare bene anche, no? È vero. Cioè, siamo sempre di corsa. Ma è anche, secondo me, l'importanza della pausa in generale, del rilassarci, no? Cioè, come te la vivi questa cosa, in momenti come questi di condivisione? Cioè, come te li ritagli? Prima di tutto cerco di abbandonare lo smartphone in autostrada. E farci passare sopra dei camion. Esatto. Okay. Una cosa molto trash di questo tipo. Giusto. E poi, almeno io, cerco sempre il contatto con il mare. Sei una sirenetta. Anche i tuoi colori. Oddio, una sirenona, diciamo. Una sirenetta. Nel senso la sirenona, la sirenona di Spezia. Di Spezia. Nel senso che mi si nota. E quindi stare con quelle persone, che sono poche, con cui stai bene veramente. Quelle persone con cui magari non ci sono legami di sangue, ma con cui puoi essere proprio te stessa a pieno, anche nella tua inappropriatezza. Ecco, io ho bisogno di persone con cui essere inappropriata. Senza trucco, senza inganno, inappropriatamente noi stesse. È molto bella. Vero, vero. Magari ti raggiungo a Spezia, dobbiamo farci quel weekend, però vabbè, vista l'estate... Un po' impegnativa, però raggiungimi, perché io e le amiche mie siamo persone assolutamente poco raccomandabili e inappropriate. Quindi secondo me ti diverti con noi. Ottimo, io non voglio nient'altro, guarda, che passare l'estate con persone poco raccomandabili, quindi top. Allora, tu mi hai invitato a questo pranzo, è tutto meraviglioso, ma io non me ne andrò di qui. Dimmi. Fin tanto che tu... Non mi dirai tutto, ma tutto, del club Topperia. Assolutamente sì. Tu l'hai già ascoltato, giusto? Certo, ovviamente. Per andare a Spezia, cioè, te lo metti in loop e arrivi fresh come una rosa. E arrivo anche prima, secondo me. Molto prima, secondo me il giorno prima arrivi. Il club Topperia è un mio immaginario club in cui è ambientato l'omonimo album. Come tu ben sai, tutti i club che si rispettino sono dei club che le uniche persone a cui chiudono le porte in faccia sono quelle che non hanno rispetto per gli altri. Il Club Topperia è un club immaginario in cui ho messo dentro soltanto coloro che sapevo che avrebbero passato una serata rispettando soprattutto le diversità degli altri, perché è un club in cui entra Isabella Santacroce, entra dall'altra parte Noemi, c'è Gue Pequeño che canta, dall'altra c'è la Silvia Calderone che fa la performance. Quindi mi sono immaginato un club in cui tutto questo potesse succedere contemporaneamente grazie alla presenza di persone che fossero arricchite dalla visione di cose diverse da loro, capito? Tutto ciò in una parola, io direi, favoloso. Favoloso, è vero, in vari sensi, è vero, è vero. Tu giustamente mi parlavi di dimensione notturna. Sì. E allora mi hai riportato agli anni in cui io, minorenne, e quindi parliamo degli anni 90,
frequentavo un locale qui a Milano che si chiamava La Nuova Idea. Mm-hmm. Questo anche per rispondere in qualche modo a chi oggi dice che i locali non sono parte del movimento LGBT. Mm. Io non sono d'accordo. Come Monica, io sono nata in quel luogo protetto. Mm-hmm. Io ho iniziato a essere Monica lì, a conoscere altre ragazze nella mia medesima situazione. E nel 1998 abbiamo iniziato a fare insieme un esperimento che si chiamò autocoscienza, di autocoscienza. 20, 25, 30 donne trans decidemmo di incontrarci presso la sede dell'Arcigay di Milano e di raccontarci. Ci siamo arrabbiate tantissimo, perché abbiamo capito gradualmente che noi eravamo confinate e rinchiuse dentro La Nuova Idea perché la società non era pronta a darci un lavoro, non era pronta a darci una cittadinanza, non era pronta a darci spazio. Tutto è iniziato lì, nel mezzo c'è stato l'attivismo per i diritti civili che io ho portato avanti perché è stata una questione di sopravvivenza. E cioè, nel senso che ti era necessario? Era necessario perché davvero fuori trovavi soltanto marginalità, insulti. Sono molto contenta oggi di poter dire che finalmente, con il mio ingresso nel Comune di Milano e con l'istituzione del registro di genere, finalmente anche a Milano le cose stanno cambiando. Sì. E si inizia finalmente a parlare del tema della cittadinanza, la cittadinanza delle persone transgender. Io sono orgogliosa per te, è una vittoria secondo me per tutte le persone. Allora, mi porto via questi piatti che stanno arrivando le portate principali. Ah, grazie. Bene, dai. Ok. Grazie, sì. Allora, per te, miss, ti ho fatto uno donna con della bottarga di tonno e rucola, abbastanza fresco come mi chiedevi. Perfetto. Mentre per la signora abbiamo fatto un nitsuke, che sarebbe un branzino cotto all'interno di un sake e della soia e poi dell'umeboshi. Perfetto. Meraviglioso. Ho chiesto delle cose un po' chic per te, Monica, perché so che sei una donna elegante. Wow, scusa, sono rimasta ammirata dalla composizione. Meraviglioso. Bellissimo, grazie. Allora, cara miss, tu sei un'artista. Sì. E quindi sai bene che cos'è il talento. Io, ecco, non ho grandi talenti, ne ho soltanto uno, che è quello di riuscire a mangiare senza togliermi il gloss, come tu puoi vedere. Invece a te io voglio chiedere. Sì. Come fai a mangiare con la mascherina? Te lo devo chiedere. Allora, guarda, è una domanda che secondo me molti si fanno. E allora, funziona che a volte posso mangiare anche per osmosi, così se io mi attacco al piatto mi passano i nutrienti. Okay. Oppure a volte tipo uso delle cannucce, così sai, infilo. Ah, molto pratico. Molto pratico, però ora non ce l'ho dietro, quindi cioè in questi casi guarda faccio proprio così, ti faccio vedere. Sono sì, curiosa. Sì. Grazie, guarda, veramente. Ecco. Ma cioè, tra l'altro. Ma pazzesco. Buonissimo. Cioè, mi inchino. Ho fatto anche scarpette, hai visto? Fantastico. È stata bravissima. Non hai fatto in tempo ancora ad assaggiare, io l'ho già finito. Ma infatti. Vabbè, io magari mangio un po' di fretta. Mi convertirò anch'io alla mascherina, cosa ti devo dire. Esatto. Allora, io sono quella delle domande. Sì. Ed è una domanda importante, attenzione. Qual è stata la tua esperienza più topperia nel club topperia? Parlamene. Sai, io cerco spesso di immergermi nei progetti, in tutto e per tutto. Quindi devo dirti la verità che l'esperienza più topperia che ho fatto mentre lavoravo l'album è stata quella proprio di chiudermi un mese al plastic per assorbirne le energie, per assorbirne le vibrazioni e per cercare di tirare fuori da lì le storie, gli aneddoti che poi ho inserito nell'album. Anche le parti irripetibili, no? Assolutamente sì. Ma tu qual è la situazione più topperia vissuta al Comune di Milano? La situazione più topperia vissuta al Comune di Milano è stata quella del primo giorno. Si arriva a Palazzo Marino, mi ricordo, arriviamo nella bellissima corte. Palazzo Marino è meraviglioso. Sì. A un certo punto arriva questa fiumana di giornalisti
che volevano venire a fotografare, no, la consigliera transgender, no, perché si doveva fare questa corsa, no, così. Il momento più bello è stato andare davanti a loro in modo molto tranquillo, molto sereno, cioè per la serie. Sono io, eccomi. Sì, non c'è niente di così. Sì, sì, sì. E parlare del mio programma, e loro delusissimi. E io bla 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 bla. Quello è stato un momento veramente top. Ma adesso guardiamo un po' più in là. Quali sono le future topperie che tu ti aspetti per te stessa, a livello professionale, cambiamenti nella società? Cosa ti piacerebbe vedere nel futuro, un po' più a lungo raggio, ecco? Mi piace scrivere, mi piace pubblicare libri. Sì. E a gennaio del 2023 uscirà il quarto. Attenzione! Con un editore di prima fascia. Ottimo! E quindi quello che mi auguro è che questo libro, ancora più degli altri, possa portarmi lontano, farmi viaggiare e farmi arrivare al maggior numero di persone possibile per poter finalmente, come dire, incoraggiare ancora di più quel cambiamento che tu ed io auspichiamo da tempo. Secondo me lo farà. Io sono anche un po' streghetta, riesco a prevedere il futuro, Monica, lo sai questo. Questa cosa mi incanta e mi rende molto speranzosa. Esatto, esatto. E mi porta a porre a te la stessa domanda. Un paio di giorni fa ti avrei risposto un disco d'oro. È già arrivato, quindi adesso ti rispondo un bel disco di platino per illuminare quest'estate. Poi voglio un po' sognare e voglio pensare a una doppia presidenza del Consiglio con Mischietta e Monica Romano. Wow! E questa te la lascio qui un pochino così, chissà magari che gli altri ci aiuteranno. Diciamo che una topperia un po' più pragmatica che vorrei che si realizzasse è il DDL Zan. Non è ancora stato messo in atto, ma secondo me è il momento che un certo tipo di rispetto venga legislato. Affinché finalmente questo paese faccia passare una legge contro i crimini d'odio nel senso più intersezionale, esatto, che aveva il DDL Zan, quindi misoginia, omotransfobia e abilismo. Ci arriveremo. Beh, direi che è stato un pranzo molto fruttuoso, eh? Assolutamente, fruttuoso, produttivo, rilassante ad averne di pranzi così. Che vuoi di più? Ascolta, io adesso devo andare, Monica, perché ho prenotato lo studio. Ah, mannaggia. Sai che ho fatto una canzone che si chiama Monica? Lo so, lo sto facendo il remix e mi servirebbe la tua voce. Se ci stai, stiamo andando a registrare. Io sono onorata. Sei libera oggi pomeriggio? Sono libera e ti seguo. Si va in studio. D'accordo. Dai, perfetto. È stato un pranzetto veramente speciale, passato con una persona straordinaria e volevo ringraziare anche le ragazze di Tuorlo Magazine per questo. È stato un pranzo indimenticabile, sono stata accolta in modo meraviglioso, ho condiviso del tempo di qualità con una donna di straordinaria intelligenza e voglio ringraziare le ragazze, i ragazzi e i ragazzi di Tuorlo per la splendida accoglienza.